Carissimi amici e amiche, eccoci di nuovo per una nuova puntata del ciclo di catechesi dal non senso, scusate, la sana dottrina cattolica, giunto credo alla 39ª puntata. Se Dio vuole, questa sera concludiamo, speriamo, il settimo comandamento prima della pausa estiva, perché adesso con il mese di agosto penso che andrete un po' tutti in ferie e anche io farò uno stop, ecco, per poi riprendere, diciamo, le catechesi online, i cicli di catechesi nel mese di settembre, fermo restando, insomma, che io rimango sacerdote, si spera in eterno, cioè questo sicuramente che ci rimanga sicuro, quindi non si ferma l'attività sacerdotale, diciamo che c'è una piccola pausa in questo servizio un po' particolare, ecco, che il Signore sembra che, almeno per ora, voglia che faccio fino a quando lui vorrà. Cercheremo di farlo al meglio. Non mi dilungo in troppi preamboli perché vi ho già presentato la volta scorsa. Ci attendono questa sera diversi argomenti, tra cui il rispetto dell'integrità della creazione, in cui vedremo anche tutta quanta la bella tematica dell'amore agli animali e cenni sulla dottrina sociale della Chiesa, sulla giustizia sociale, sulla giustizia e la solidarietà tra le nazioni, e poi una conclusione doverosa nella sana dottrina cattolica, che è appunto l'amore che la Chiesa ha sempre avuto, i santi hanno sempre avuto verso i poveri, e il modo in cui intendere questa ultima dimensione dell'ottavo comandamento. Allora, la creazione, noi dobbiamo subito mettere le mani avanti dicendo che la creazione viene da Dio, tutto quello che è stato creato da Dio è stato creato per noi, quindi che noi amiamo in maniera sana la creazione non è che è una cosa buona, di più anche, cioè è una cosa molto buona. Gli animali Dio li ha creati per noi, le cose create sono state create per noi. Ecco, capiamo subito che il principio è un rapporto ordinato, quindi l'amore è una cosa, l'amore eccessivo, l'idolatria è un'altra cosa, ma l'amore comporta anche il rispetto. Il rispetto vedremo che è doveroso nei confronti del creato, doveroso nei confronti degli animali. Il creato non va deturpato, non va rovinato e gli animali non vanno fatti soffrire in maniera gratuita, a meno che non ci sia una proporzione, adesso sentiremo il catechismo. Una utilità particolare per l'uomo perché noi abbiamo la signoria su ciò che è più piccolo di noi nella creazione. Ma attenzione, la signoria non vuol dire la dittatura o il dominio assoluto. Ecco, ci vuole sempre un sano equilibrio cattolico, mi si permette di usare questa espressione, e una sana comprensione dei concetti un po' più delicati, no? Leggo qualche squarcio di questi numeri che subiamo dal 2415 al 2418. Anzitutto, gli animali, come anche le piante e gli esseri inanimati, sono naturalmente destinati al bene comune dell'umanità, passata, presente e futura. Ora, l'uso delle risorse minerali, vegetali e animali dell'universo non può essere separata dal rispetto delle esigenze morali. La signoria sugli esseri inanimati e sugli altri viventi accordata dal Creatore all'uomo non è assoluta. In questi tempi è bene ricordare che non esistono in questo mondo signorie assolute. La signoria assoluta ce l'ha solo uno su tutti, che è il nostro Signore, e tra l'altro la esercita in maniera assolutamente signorile, quindi sempre nel rispetto della libertà delle persone. Bene, deve misurarsi con la sollecitudine per la qualità della vita del prossimo, compresa quella delle generazioni future, ed esige un religioso rispetto dell'integrità della creazione. Cioè, quello che ho sempre detto, per noi cristiani, io ho sempre detto e l'ho sempre pensato, cioè tutti quanti i discorsi che si fanno oggi, che vanno di moda, i super temi dell'ecologia, del riscaldamento globale, della raccolta differenziata, del rispetto dell'ambiente, degli animali, WWF, tutte queste cose. Attenzione, non sto dicendo che non siano cose buone, non sto esprimendo nessun tipo di giudizio. Dico che tutte queste cose
Se uno avesse compreso il settimo comandamento e l'ABC della rivelazione, noi potremmo dire tranquillamente alle persone: fatele pure, ma noi le facciamo senza bisogno che ci siano queste organizzazioni, le facciamo semplicemente perché fanno parte del nostro DNA, di cristiani, non c'è bisogno. Cioè, se io sono cristiano, non sporco l'ambiente, non deturpo l'ambiente, non vado ad infliggere una sofferenza gratuita ad un animale. Assolutamente. Non vado a fare il vandalo in giro a sfasciare tutto. Non c'è bisogno che ci siano tutte quante le organizzazioni laiche, tutte quante le campagne, le cose che mi devono sensibilizzare, perché così. Chi sporca l'ambiente, per esempio, insomma, chi lascia in giro le cartacce, va a fare il picnic, non, cioè, lascia un disastro, non è soltanto, come dire, una persona, un maleducato, una persona che manca di senso civico, ma si deve confessare. Se è battezzato e se è credente. Cioè, nella vita di molti credenti, molte volte c'è una dissociazione, c'è qualche transistor che non ci funziona bene, nel senso che pensiamo che delle cose che noi facciamo siano così. Vabbè, poi domenica vado a messa, no? Cioè, tante volte vedo con dolore tante cose e capisco che probabilmente tante coscienze hanno bisogno di essere formate. La formazione delle coscienze, sotto tutti i punti di vista, per quanto mi riguarda oggi, è il lavoro dei lavori. Mi capita per esempio di vedere spesso anche in giro persone di fede, persone che ci credono, persone, come dire, salde in alcuni principi, e poi però li senti parlare e scivolano, cadono in espressioni sboccacciate, triviali, volgari. Io avverto un colpo al cuore perché dico: ma perché bisogna sporcare in questo modo grossolano, no? La bellezza dell'essere cristiano. Cioè, è vero che certe cose, magari quando uno fa un discorso che è preso un pochino dalla verve, dalla foga, sente il bisogno di, come dire, di dare forza al discorso, e mi sembrerebbe quella una via, diciamo, privilegiata, no? Io credo che ci sarebbe più opportuno utilizzare altri modi. Questo è una cosa che a me fa tanto male, a me personalmente, no? Ecco. E mi dispiace tanto, ovviamente senza giudicare nessuna persona, ma mi dispiace perché dico: questo fratello, questa sorella, non, sicuramente non avverte che, pur essendo un uomo o una donna di fede, questo parlare lo degrada. Cioè, perché deve fare un peccato? Probabilmente non riconosce quella cosa come peccato, non l'avverte come tale, no? E come fai? Come si fa ad avvertire quella cosa come tale? Guardate, ci sono due modi. Uno, pensare, Gesù e Maria lo farebbero, si esprimerebbero in questo modo, ma secondo, cioè, basta andare a raccontare, a sentirsi le storie degli esorcisti, ci sono i libri di Padre Francesco Bamuni. Andate a leggere la Vergine Maria e il diavolo negli esorcisti. Quando gli esorcisti riportano alcune frasi dei diavoli, ogni 2 minuti c'è scritto parolaccia, parolaccia, tra parentesi parolaccia. Non c'è scritta nel libro la parolaccia, perché i diavoli si esprimono a parolacce. Allora, se Gesù e Maria non la direbbero mai e i diavoli si esprimono a parolacce, sarà una cosa buona dire la parolaccia? Voglio fare i giri di discorsi, le cose, gli impicci, gli imbrogli, la volgarità. Ma no, no. Solo che non è percepito. Tutto questo per dire che queste cose che sono scritte nel catechismo, come dire, evidentemente dovrebbero, sono scritte appunto nel catechismo perché dovrebbero essere già assimilate, già far parte del DNA. Cioè, gli animali sono creature di Dio, egli li circonda della sua propria cura. Noi questo lo dovremmo sapere, no? Con la loro semplice esistenza lo benedicono e gli rendono gloria. Gli animali fanno quello che noi non facciamo, danno gloria a Dio, gli obbediscono, lo allietano, perché continuano ad essere oggi così come lui l'ha sempre voluti e pensati. Non si sono mossi di una virgola a differenza di noi.
Anche gli uomini devono essere benevoli verso di loro. Quindi è una spia di quello che c'è nel cuore dell'uomo, il rapporto con gli animali, no? Oggi va tanto di moda San Francesco d'Assisi, no? Poi da quando abbiamo il Papa con il nome di San Francesco, ancora di più, no? È San Francesco d'Assisi che rapporto aveva con gli animali, ma ce lo ricordiamo, il lupo di Gubbio, d'accordo? Le prediche agli uccelli, ma anche il suo rapporto con la creazione. Anche San Filippo Neri ha degli aneddoti famosi sul rapporto con gli animali, sono citati qui nel Catechismo, no? Con quale delicatezza i santi, e cita questi due, trattavano gli animali. Quindi Dio ha consegnato gli animali però a colui che li ha creati a sua immagine, cioè a noi. È dunque legittimo servirsi degli animali per provvedere al nutrimento o per confezionare indumenti. Quindi vedete le esagerazioni, cioè. Il vegetarianesimo, cioè vissuto per motivazioni ideologiche, non è un concetto, come dire, se tu sei cristiano devi essere vegetariano. No, non è così. Altrimenti andiamo a dire al nostro Signore Gesù Cristo che contravveniva la legge di Dio, perché il nostro Signore Gesù Cristo sicuramente la Pasqua ebraica l'ha sempre celebrata e alla Pasqua ebraica si mangia l'agnello e l'agnello lo devi uccidere. Per poterlo mangiare. È lecito uccidere un animale per farsi un vestito? È lecito, sì, lo è. Cosa non è lecito fare? Non è lecito, adesso lo sentiremo, al contrario alla dignità umana, far soffrire inutilmente gli animali, quindi sofferenze inutili, e disporre indiscriminatamente della loro vita, cioè ucciderli così per sport, tanto per ammazzarli. Questo non si può fare. Proseguo ancora il testo. Possono essere addomesticati perché aiutino l'uomo nei suoi lavori e anche a ricrearsi negli svaghi. Chi ha un bel cavalluccio può andarsi a fare qualche bella passeggiata. Vada, ecco, con la mia benedizione, purché fai il bravo. Beato lui che può. Ecco, sono le mie antiche passioni infantili, insomma, no? Ricrearsi negli svaghi, una cosa bella. Perché no? Se tu lo vivi come rendimento di grazia, noi sappiamo che da figli di Dio, da persone che si calano in queste cose, uno va a farsi una passeggiata a cavallo e comincia a ringraziare il Signore, percepisce dai modi di questa creatura qualcosa della potenza di Dio, dal suo aspetto qualcosa della nobiltà, della signorilità divina. Cioè il cavallo è proprio la cavalcatura dei re, insomma, con la sua prestanza, con la sua presenza nobile, insomma, no? Ci sono tante cose. Non c'è niente di male, anzi, possono diventare occasione di edificazione. Anche gli animali domestici lo possono diventarlo, cioè avere un buon rapporto con un cane, con un gatto, se non voglio portare, cioè, qual è sempre il limite è sempre la misura, perché se un cane diventa superiore a un cristiano o un gatto o un cavallo, cioè lo capiamo subito, no? Cioè, l'idolatria è sempre peccato anche quando c'è come oggetto esseri umani, figuriamoci quando c'è come oggetto ciò che è al di sotto dell'essere umano, no? Altre cose che non si possono fare. Cioè che si possono fare entro certi limiti. Le sperimentazioni mediche e scientifiche, sto leggendo sugli animali, sono pratiche moralmente accettabili se rimangono entro limiti ragionevoli e contribuiscono a curare o salvare vite umane. Qui vorrei di nuovo portare l'attenzione di chi ascolta sul fatto che immorale. I comandamenti riguardano la nostra vita morale, non si hanno sempre delle norme nero e bianco. Questa cosa non si può fare mai e per nessun motivo. Ci sono alcune cose, sì, ci sono alcune cose che sono così, altre no. È possibile la sperimentazione sugli animali? Sì, a condizione che, punto primo, siano utili a salvare realmente vite umane o a curarle. E punto secondo, rimangano entro limiti ragionevoli. Cioè, un per esempio,
una sperimentazione che causasse sofferenze molto grandi in un animale. Cioè, a differenza che per gli esseri umani, ho letto in giro su Twitter che stanno adesso discutendo, mo abbiamo archiviato momentaneamente il decreto Zan, adesso hanno attaccato, credo, con l'eutanasia, ma io dico proprio, cioè, non ho parole proprio. Allora, agli animali la sofferenza gratuita va assolutamente evitata. E verso gli animali è un atto di amore e di misericordia, come dire, qualora stessero soffrendo in maniera irreversibile e irreparabile, mettere fine alle loro sofferenze, perché gli animali l'anima non ce l'hanno, capite? Gli animali hanno solo questa vita. Per loro soffrire è semplicemente un male che non ha nessun tipo di valore, ma per noi esseri umani non è così. Noi abbiamo l'anima, non abbiamo solo questa vita. La sofferenza non è per noi il male assoluto perché noi seguiamo Cristo crocifisso. Cioè, la sofferenza può diventare salvezza per noi. E mentre la vita animale è disponibile, cioè un animale è possibile ucciderlo, ovviamente per una buona motivazione, l'abbiamo già sentito, un uomo non si può uccidere per nessuna motivazione, nessuno può togliere a Dio il diritto primario e assoluto ed esclusivo che ha sulle vite umane. Guai a chi si azzarda a farlo. Io spero che non approvino una cosa di questo genere, eh? Perché questo sicuramente attirerà danni sull'Italia, sicuramente una montagna di male. 100%. Io credo che sarebbe ora che la piantassero un pochino anche ad alti livelli di continuare a andare a proprio a sfidare la divina bontà e la divina giustizia. Io, mi si permette adesso, mi è scappato questo, come dire, questo piccolo sfogo, adesso rientriamo. Io ci penserei bene, insomma, prima di andare ulteriormente a tirare ancora la corda, perché sono 50 anni che la stanno a tirare, sta corda. Presto o tardi sta corda si spezzerà, cioè, io insomma, confesso, insomma, quando contemplo la pazienza di Dio rimango veramente esterrefatto, nel senso che dico, ma quando finirà la pazienza? Finirà presto o tardi, cioè quando, cioè, e poi lo prega il nostro Signore, ma quando dirai basta? Cioè, è vero che la passione di nostro Signore Gesù Cristo, insomma, prima che è finita, mamma mia, gli erano fatte le tutti i colori, insomma, no? Pazientiamo, perché se il Signore non dice basta, gli permette ancora a questi che non lo sanno forse, ma fanno i collaboratori del diavolo, insomma, a continuare a distruggere tutto, si accomodino pure, continuino, insomma. Poi le conseguenze di queste cose cadono tutte addosso. Cioè, non si pensi che tutto quello che è stato fatto negli ultimi 50 anni, aborti, sfasciamenti di famiglie, divorzi, fecondazioni artificiali, tutte unioni civili, avanti ancora, vai, continua. Tutta questa roba qui, tutta quanta roba che casca addosso è tutta, d'accordo? Papa aborti a non finire, contraccezione a non finire. Ultime cose, è pure indegno dell'uomo spendere per gli animali somme che andrebbero destinate prioritariamente a sollevare la miseria degli uomini. Si possono amare gli animali, vedete la sapienza proprio della Chiesa, ma non si devono fare oggetto di quell'affetto che è dovuto soltanto alle persone. Quindi capiamo, no? Equilibrio. Questa parola dovrebbe essere oggetto di continua riflessione dentro il nostro cuore. Quando vediamo che l'equilibrio salta, stiamo uscendo sicuramente dal seminato, dalla legge di Dio. È chiaro che, cioè, vedete quanto è importante anche poi l'analisi alla luce delle circostanze, no? Spendere cifre spropositate per un animale, per averlo o per curarlo. Cioè,
davanti a Dio, no? Cioè, dobbiamo pensare, cioè, che ne so, io spendo 10.000 euro l'anno per mantenere o per un animale. In relazione a quanti soldi ho a disposizione, cioè, come si situano questi soldi all'interno del mio budget? E domanda, quanti soldi ho dato a chi se muore di fame? Perché ogni tanto bisogna pensarci a quelli che se muoiono di fame, eh? O no? Cioè, i soldi il Signore ce li ha dati, non è proibito, come dire, utilizzarli anche per il nostro sostentamento, per una vita decorosa, per concederci qualche sano svago, no? Però, senza che uno solo dopo si senta, però, è indegno spendere per gli animali somme che andrebbero destinate, è indegno dell'uomo, prioritariamente a sollevare la miseria degli uomini. Queste cose non ci dobbiamo pensare. Ci dobbiamo pensare. Allora, c'è poi la sezione della dottrina sociale della Chiesa. Vado un pochino, diciamo così, veloce, perché questo è un argomento molto molto tecnico, cioè che questa è una catechesi, diciamo, divulgativa molto molto semplice. Non è una lezione universitaria, non credo che capi di Stato, di governo o parlamentari ascoltino una catechesi di un povero prete di uno sperduto borgo medievale di 800-900 anni sparso in una recondita e insignificante diocesi italiana, no? Quindi questi sono grandi valori che devono essere poi conosciuti e messi in pratica dai politici che si ispirano al cristianesimo. Ecco, perché la Chiesa ha un corpo del suo magistero che è diretto proprio all'orientamento dell'azione politica. Un magistero che è iniziato tradizionalmente la data, cioè il documento più che altro, che segna la nascita della dottrina sociale della Chiesa, è la Rerum Romarum del grande Leone XIII. Che intervenne, perché sono successe queste cose? Perché dalla fine del 1800 è scoppiato il comunismo, c'è stato il comunismo e la rivoluzione industriale, cioè questi fenomeni che non sono stati semplicemente fenomeni politici, cioè, no, scusate, non tanto politico-economici, diciamo così, ma sono state rivoluzioni veramente, cioè, pazzesche, che hanno posto Nasa in una montagna di problemi morali. Cioè il comunismo storico è nato, ha prosperato all'interno di situazioni, tutti quanti la conosciamo la storia, no? Di spaventose ingiustizie e sopraffazione derivanti dalla rivoluzione industriale. Cioè, abbiamo tutti quanti, abbiamo studiato la storia, bambini che lavoravano 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, insomma, no? E ha cavalcato l'onda di tutta questa montagna di gente che si ritrovava a lavorare a livelli indegni, a lavorare per salari da miseria, loro prendevano i salari da miseria e quelli per cui lavoravano diventavano ricchi sfondati, insomma. E che ci vuole lì a cavalcare l'onda? Cioè, poi una persona, un genio, che lo è, d'accordo, è stato filosofo, cioè, queste cose non vengono fatte da personaggi di poca caratura, no? Cioè, che sia poi un santuomo, è un altro discorso. A mio avviso non lo è, però un genio come Marx ha teorizzato tanto una serie di cose e ha causato tutto quello che ha causato. Allora, la Chiesa che cosa fa? Se questo si inventa un'ideologia completamente atea e materialistica, che però appare come paradiso terrestre per andare a sovvenire allo sfruttamento e alla necessità dei poveri, dei poveri operai, dei poveri disgraziati, e che noi restiamo a guardare. E no, cioè, capiamo un attimo anche la dinamica, no? Il Papa è sceso in campo e da allora si sono susseguiti nel corso del tempo una serie di interventi che poi nel corso appunto del tempo hanno creato una sorta di corpus, cioè una serie di documenti che appunto vanno a confluire in questo corpus appunto dottrina sociale della Chiesa, no? Uno recente che mi viene un pochino in mente è,
per esempio la Spesa Albi di Benedetto XVI, un documento tra l'altro molto molto difficile, io mi ricordo, lo lessi con difficoltà, nonostante insomma che io ho anche un pochino di attrezzatura, credo, culturale anche per accostarmi, però lì si tratta veramente anche di problemi, come dire, socio-economici di un certo livello, insomma, quindi d'accordo. Ora, diciamo in linea di massima che cosa possiamo dire per tutti, no? Numero uno, che la Chiesa dà giudizi su queste materie quando si tratta di argomenti che chiedono un giudizio in quanto richiesto dai diritti fondamentali della persona o dalla salvezza delle anime. D'accordo? Quindi la Chiesa non fa politica e non la deve fare. Interviene su questioni attinenti anche alla vita sociale, politica ed economica, in quanto toccano i diritti fondamentali della persona o la salvezza delle anime. Primo grande principio. Secondo grande principio. La Chiesa ha preso le distanze, qui c'è il 2424, 2423, eccetera, sia dal comunismo che dal capitalismo. Leggo. Una teoria che fa del profitto la regola esclusiva e il fine ultimo dell'attività economica è moralmente inaccettabile. È inaccettabile. Perché il capitalismo è proprio la messa in pratica di ciò che Gesù condanna. Non potete servire Dio e il denaro. Il capitalismo è mettersi a servizio del denaro. Perché il capitalismo, nello stato puro, è mosso. Qual è il fine ultimo? La massimizzazione del profitto. Questo arcaici studi di economia politica, insomma, proprio l'ABC, lo sanno tutti quanti. Ora, il desiderio smodato del denaro non manca di produrre i suoi effetti perversi. È una delle cause dei numerosi conflitti, eccetera, eccetera. Un sistema che sacrifica i diritti fondamentali delle persone e dei gruppi all'organizzazione collettiva della produzione è contrario alla dignità dell'uomo. E a causa di questa ingiustizia è sorto, 2425, come abbiamo già accennato, il comunismo. Leviamo tutto, distruggiamo tutto, rompiamo alle radici questo perverso sistema di produzione e instauriamo la giustizia sociale fondata sull'uguaglianza universale. Questo proprio detto in due parole, questa è una catechesi divulgativa, ripeto, insomma, non sto facendo una lezione. Ognuno degli argomenti che sto toccando potrebbero occupare, per essere approfondito, 10 ore di catechesi, quindi abbiate pazienza, no? Approfondire è sempre possibile. La Chiesa 2425 ha rifiutato le ideologie totalitarie e atee associate nei tempi moderni al comunismo o al socialismo. Peraltro, ha pure rifiutato nella pratica del capitalismo l'individualismo e il primato assoluto della legge del mercato sul lavoro umano. Questi sono i grandi capisaldi su cui si regge l'insegnamento dell'ottica sociale della Chiesa. C'è il quarto paragrafo dove si parla dell'attività economica e della giustizia sociale. Qui il tema del lavoro. Allora, cosa dice anche qui la Chiesa? Fermo restando la bontà del lavoro, Gesù ha lavorato, San Giuseppe è il patrono dei lavoratori, eccetera, eccetera. Nel 2428 dice: il lavoro, il valore primario del lavoro riguarda l'uomo stesso, che né l'autore è il destinatario. Il lavoro la persona esercita e attualizza una parte delle capacità iscritte nella sua natura. Attenzione però, il lavoro è per l'uomo e non l'uomo per il lavoro. Attenzione, cosa sta dicendo? Ah, io sono un grande lavoratore, lavoro 12 ore al giorno, lavoro anche la domenica. Grande uomo chi fa così, grande, sì, forse un grande uomo. Gesù e Giuseppe lavoravano a voglia, 8 ore al giorno. Dice Giù, probabilmente sì, io non lo so, non ci stavo con loro, insomma, però sicuramente lavoravano, stavano a perdere tempo. Ma il sabato lavoravano Gesù e Giuseppe? No, sicuramente no. Andavano in sinagoga e santificavano il sabato come ogni più ebreo. Noi oggi abbiamo la domenica e anche qui
l'aggressione totale, la distruzione totale del giorno del Signore in nome delle presunte esigenze del lavoro, qui sarebbe un discorso che non finisce mai. E anche eventuali complicità su questo. Noi dobbiamo fare attenzione alle complicità, perché sono aperti i negozi la domenica. Ma io ci vado? Salvo le cose, i servizi pubblici essenziali, quello che credo che abbiamo già detto a suo tempo, che non so, un bar, un ristorante può stare aperto di domenica, un negozio che c'è servizi pubblici, ma un negozio di abbigliamento. Punto interrogativo. È proprio necessario? Mercati rionali, fiere a destra e a sinistra, dove, dalle parti dove io sono in questa piccola parrocchietta, vi assicuro che la partecipazione alla messa domenicale è molto bassa, ma al supermercato, che almeno fino a qualche tempo fa, non sono molto aggiornato perché io la domenica sto in chiesa, non, però stava qui sotto alla bassa, che c'è un mega mercato, mega galattico, proprio la domenica mattina. Beh, insomma, lì di gente ce n'era assai. Domanda: è tutto ok? Va tutto bene? Questi miei cari figliolini e figlioline, che io prego sempre che ci arrivino, d'accordo? Perché molti non è neanche possibilità di riuscire a dirglielo, perché dirglielo così di botto, con violenza, insomma, non si può. La partecipazione alle funzioni liturgiche è limitata, quindi anche trovando un momento dove uno riesce a mandare qualche segnale è comunque limitata a pochi. Cioè, è normale non andare a messa la domenica per andare al mercato, o neanche pensarci, neanche porsi il problema. Vedete la formazione delle coscienze, no? Tutti aprono di domenica, cioè noi non possiamo con i nostri comportamenti avallare, cioè noi dobbiamo sempre pensare, se nessuno ci andasse a un negozio, i negozi sarebbero chiusi, che non aprirebbero più. Cioè, se fanno il mercato e non ci va nessuno, non lo fanno più il mercato, o non lo faranno di domenica, o no. Questa è cooperazione materiale, minimo e forse pure formale. Va tutto bene? Punto interrogativo? Io credo proprio di no. Il lavoro è per l'uomo, non l'uomo per il lavoro. Quella povera gente che viene costretta a lavorare anche di domenica, per esempio nei centri commerciali. Alcuni, io adesso non so com'è la situazione, alcuni stanno sotto ricatto, cioè ti dicono sì, potresti anche non lavorare la domenica, ma se non lavori ti sbattono fuori. Altri sono sotto, come dire, sotto pressione di maggiori guadagni. Ah, non sei obbligato, ma se lavori di domenica ti pago di più. E anche qui, chi si trova in queste condizioni, tu, cristiano, che ti trovi in quelle condizioni, che fai? Il lavoro è per l'uomo, non l'uomo per il lavoro. Come lo applichi questo principio nella tua vita concreta? Capiamo le formazioni delle coscienze, ma queste cose non sono, vi assicuro, non sono percepite dalla stragrande maggioranza delle persone. E sono importanti però. Io ricordo lo scalpore che destò, ero un giovanissimo, nemmeno prete, forse ero diacono o quasi diacono. Io ero in una parrocchia di Latina dove c'era un sacerdote molto molto conosciuto, noto per il suo stile molto affabile, molto caritatevole, ecco, tanto per capirci un po' di chi si parla,
un prete stile Giovanni XXIII, stile Papa Francesco, con questo stile qui, che sono gli stili che incontrano generalmente, come sappiamo, no? Il vastissimo consenso popolare, perché quando tu ti proponi come vicino, come prossimo, come persona che si interessa dei problemi, che ama, eccetera, eccetera, sicuramente sarebbe ben voluto. Adesso non qualifichiamo questa cosa. Però io ricordo bene come tuonava dal pulpito, e infatti la gente rimaneva, dicevo, oh, se l'ha detto Don Adriano che è così buono, che chi va a fare spese la domenica fa peccato. Tutti quanti terrorizzati, come? Perché, capite, una persona con quello spirito dice, ma no, ti dirà che non è niente, insomma, no? L'importante è che stiamo insieme, pure se andiamo a fare lo shopping, che problema c'è? Poi ci sono una serie di raccomandazioni riguardanti l'attività economica, i responsabili delle imprese. Attenzione, qui c'è il problema dell'attenzione del pagamento del salario agli operai. Poi, defraudare della giusta mercé degli operai è un delitto che grida vendetta al cospetto di Dio. Tu l'operaio lo paghi il giusto e lo paghi pure subito. Qui parlo a chi già ha i dipendenti. Tu non puoi far fare la banca all'operaio. Se non c'ho i soldi, te li do quando ce l'ho. No, tu intanto glieli dai. E se non ce l'hai, te li fai prestare dalla banca. Gli interessi li paghi alla banca, non li paga l'operaio. Il giorno fissato per lo stipendio, l'operaio deve avere lo stipendio fino all'ultimo centesimo. E non ci stanno storie su questo qui. Chi defrauda della giusta mercede l'operaio si deve aspettare i castighi di Dio, proprio per dirla che vale papale, perché i quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, cioè che il Signore punisce anche in questa vita, sono peccato impuro contro natura, omicidio volontario, oppressione dei poveri, adesso ci arriviamo, e frode della giusta mercede agli operai. Guai! Qui c'è anche prodotto un altro discorso dello sfruttamento del lavoro del prossimo, del lavoro a nero. Cioè, il lavoro a nero per chi lo subisce è provocato dallo stato di necessità, certamente non sta nella legalità, ma se uno non c'ha lavoro e qualcuno gli dice vieni a lavorare, te paga a nero, prendere o lasciare, e quello sta a morire di fame, che deve fare? Ma un datore di lavoro che fa questa cosa, generalmente sottopagando il dipendente, che non ha nessuna tutela giuridica. Io so per certo che ci sono persone che lavorano nero senza giorno di riposo. Lo so, in virtù del lavoro che faccio, lo so. I contributi, quando andrà a pensione, questo che se mangia. Le ferie. La tredicesima, il giorno di riposo, queste cose. Oh! Ci possono stare delle situazioni limite? La legalità su queste cose va osservata. La situazione limite, parla col confessore, se c'è una situazione limite, spiega bene le circostanze, ma per quanto mi riguarda, cioè. La parte debole, no? Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda l'insegnamento della Chiesa di Gesù, la parte debole è sempre da tutelare sotto questo punto di vista. Si può scioperare, qui viene detto, non è sufficiente l'accordo tra le parti giustificare moralmente l'ammontare del salario. Il salario deve essere equo, cioè il fatto che un povero disgraziato accetta di essere sottopagato, a te che lo sottopaghi, non ti giustifica davanti a Dio, tu passerai guai davanti alla divina giustizia. Ricordatelo, e ricordatelo bene. Si tratta anche del diritto di sciopero. Lo sciopero è moralmente legittimo, afferma il Catechismo nel 2435, quando appare come uno strumento inevitabile o quantomeno necessario in vista di un vantaggio proporzionato.
diventa moralmente inaccettabile, vedete anche qui, no? C'è qualcuno, io l'ho sentito, lo so per certo, anche in certi ambienti ecclesiali, il cristiano non sciopera. Ma chi l'ha detto questo qui? Il cristiano non scende a fare le manifestazioni in piazza, ma chi l'ha detto questo qui? Dove sta scritto? Dove sta scritto? Il cristiano sciopera se c'è un motivo legittimo per scioperare, se non ci sono altri sistemi, e in vista di un vantaggio proporzionato. Il cristiano scende in piazza a fare le manifestazioni quando c'è un'ingiustizia da denunciare. Non soltanto che può, ma in certi casi lo deve fare. Manifestazioni pacifiche. Diventa moralmente inaccettabile, proseguo la lettura, allorché accompagnato da violenze. Oppure gli si assegnano obiettivi non direttamente connessi con le condizioni di lavoro o in contrasto con il bene comune. Pensate agli scioperi selvaggi che facevano quando ero giovane, che ti fermavano una nazione, no? Lì c'era l'autorità che interveniva e li precettava. Tu non puoi fare uno sciopero che mi fa saltare per aria tutta quanta l'economia. Lo fai nei modi consentiti dalle leggi vigenti. Non puoi andare a fare uno sciopero e vai in giro con le mazze e devasti le macchine, le vetrine dei negozi, le banche o cose di questo genere. Certo che queste non sono cose lecite. Ma se tu durante uno sciopero ci sono state delle gravi violazioni dei giusti diritti degli operai e tu vai in piazza, le rivendichi e poi i sindacati si siedono a un tavolo con il governo e ottengono quello che la rivendicazione ha ottenuto, ma che problema c'è? La stessa cosa vale per altre questioni. Quando c'è un'ingiustizia oggettiva, perpetrata anche da chi sta al potere, c'è il diritto e a volte il dovere di manifestare. C'è anche nella Chiesa questo qui, eh? Non vi scandalizzate. Cioè, nella Chiesa c'è certamente l'obbedienza come norma ai superiori canonici. Ma questo vale anche per i laici, c'è cioè nel diritto canonico, non lo sto inventando io. C'è il diritto, in alcuni casi, il dovere di manifestare ai pastori, sempre con dolcezza e senza mancare di rispetto né di onore dovuto ad essi, quello che pensano, eventuali ingiustizie subite, eventuali cose che devono essere corrette. Questo bisogna, non solo che si può, ma la norma dice hanno il diritto e in alcuni casi il dovere. Perché se c'è un male quantomeno percepito come oggettivo, deve essere manifestato. Deve essere manifestato. Non ci si può stare zitti. Perché chi tace acconsente. Quindi anche qui avere discernimento. Qui c'è sempre l'equilibrio, no? Come lo esterni la tua, cioè lo fai in modo garbato, cioè presenti umilmente, guarda, padre, io puoi farlo col parroco, puoi farlo col vescovo, si può fare con chiunque, d'accordo? Purché lo si faccia in maniera sempre, se tu cominci a insultare, cominci a avere dei modi completamente inurbani, a sparlare, a scriticare, a demolire, a distruggere, non è modo per farlo. Se tu sei capace di andare a interloquire, ad esporre una difficoltà, un problema, una presunta ingiustizia, per chiederne la correzione, scusate, ma questo si può fare? Si può, e ripeto, in certi casi si deve. Allora, il quinto paragrafo parla anche qui della giustizia e della solidarietà tra le nazioni. Ci sono altre considerazioni, anche qui, che vanno dirette principalmente a chi ha la cura, politica delle sorti degli stati. Qui c'è la consapevolezza che specialmente oggi c'è un'interdipendenza strettissima. E quindi bisogna stare molto attenti a quello che si fa. Il paragrafo interessante è il numero 2442, che andrebbe ogni tanto rispolverato. Si perdoni se
Non spetta ai pastori della Chiesa intervenire direttamente nell'azione politica e nell'organizzazione della vita sociale. La Chiesa non fa politica e non fa attività sociale. A me non sembra che sia sempre molto, molto chiaro, perché a volte sembra che, cioè, che pare che l'unica cosa che la Chiesa deve fare è, come dire, in qualche modo cointervenire o cooperare, diciamo così, sul piano politico-sociale. No, la Chiesa interviene e interviene con forza. E se qualche volta qualche persona che dovrebbe, in forza dell'autorità che Dio gli ha dato, intervenire non lo fa, risponderà davanti a Dio di peccato grave di omissione. Perché se c'è una questione che ha rilevanza morale, come abbiamo già visto, pur essendo coinvolta con la politica, perché poi le leggi si fanno in Parlamento, tu devi dire, tu devi intervenire, non devi avere paura. Io, in quanto vescovo, io, in quanto parroco, io, in quanto cardinale, io, in quanto papa, chi ti pare, dico questa cosa è contraria alla legge di Dio. E non si può fare. Se la fa, e adesso cioè, è contraria alla legge di Dio. Ti risponderanno: ah, oggi lo Stato è laico, noi andiamo avanti per la nostra strada. Vai pure avanti per la tua strada, ma questa cosa è contraria alla legge di Dio. Così anche tutti quelli che sono battezzati e credenti, prima di votarla, ci pensino bene. Pensino bene. Ora, l'ultimo paragrafo parla dell'amore per i poveri e dentro questo contesto si affronta anche il tema del rapporto che i cristiani hanno con le ricchezze, che è un tema importantissimo. Allora, è lecito ad un cristiano possedere delle ricchezze? Qual è la risposta? C'abbiamo il Vangelo, no? Gesù non già l'ha detto, è molto difficile per un ricco entrare nel regno di Dio. Quindi non sta dicendo che i ricchi sono ipso facto dannati o diavoli incarnati. No. Sta dicendo, sta ponendo però attenzione che le ricchezze sono un pericolo. È un pericolo. Un pericolo non è detto che io imparo ad affrontare. È pericoloso, che ne so. E fare una discesa, una pista nera in montagna, un po'. Se tu sei un bravo sciatore, la pista nera la fai e non ti spacchi la testa. Mi spiego, no? Forse è un esempio un pochino sciocco. Però, no, la pista nera non si può fare. No, la pista nera non si può fare se non sei un buon sciatore. Se tu non sei capace di amministrare i soldi, è meglio che non ce l'hai, perché ti farai un sacco di peccati. Allora, leggo qualche stralcio. Dio benedice coloro che soccorrono i poveri e disapprova coloro che se ne disinteressano. Dà a chi ti domanda e a chi desidera, da te un prestito non volgere le spalle. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gesù Cristo riconoscerà i suoi eletti proprio da quanto avranno fatto per i poveri. L'amore della Chiesa per i poveri, 2444, appartiene alla sua costante tradizione, si ispira al Vangelo delle Beatitudini, alla povertà di Gesù e alla sua attenzione per i poveri. L'amore per i poveri è anche una delle motivazioni del dovere di lavorare, attenzione, per far parte dei beni a chi si trova in necessità. Ci abbiamo mai pensato? Tu lavori, giusto? Percepisci un reddito. Parte del tuo reddito, può darsi anche che sia infinitesimale, poi sei tu qui è la tua coscienza. Va ai poveri. O no? Dio questo lo vuole, sicuramente. L'amore per i poveri, 2445, è inconciliabile con
con lo smodato amore per le ricchezze. Qui viene citato un passo della lettera di Giacomo, il capitolo quinto, dove ci sono parole di fuoco contro i ricchi. Di fuoco. È chiaro, non i ricchi in quanto tali, ma i ricchi che sono, come purtroppo molti ricchi disgraziatamente sono, avari. Ora voi ricchi, piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano. Le vostre ricchezze sono imputridite, le vostre vesti sono state divorate dalle tarme, il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine. La loro ruggine si leverà testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco il salario da voi defraudato, vedete, ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre, grida. Le proteste dei venditori sono giunte all'orecchio del Signore degli eserciti. Avete gozzovigliato sulla terra, vi siete saziati di piaceri. Qui sembra di vedere il ricco e pulone del Vangelo, no? Vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto, egli non può opporre resistenza. Io tempo fa lessi, non sono molto, non seguo evidentemente da sacerdote molto le vicende del mondo del jet set, credo che fosse la testimonianza di una anima che si è convertita, ma che aveva frequentato certi mondi, mi diceva, facevamo le feste la sera e si spendevano 300.000 euro, dicono sì 300.000 euro, in bottiglie di champagne. Ma si può fare una cosa del genere, figlioli miei cari? 300.000 euro in bottiglie di champagne. Con la gente che si muore di fame. Non è che uno vuole fare, come dire, il bacchettone, ma si può fare una cosa di questo genere? Cioè, chi ascolti questa catechesi non voglio rispondere io. Tutto normale? Anche qui, tutto normale. 300.000 euro soltanto per lo champagne. Serata di festicciola in qualche yacht. Si può fare? I ricchi facciano attenzione perché i ricchi devono farne tante elemosine. E attenzione che tu dici, ma io non sono ricco, la ricchezza è proporzionata, cioè fa attenzione, cioè come noi amministriamo il denaro, i beni, deve essere oggetto del nostro esame di coscienza. Le coscienze vanno formate. Che ci fai con i soldi? Accumularli, Gesù condanna l'accumulo, eh? Non accumulate tesori sulla terra. I soldi ci sono per farli circolare. Falli circolare. 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 Se ti vuole tenere da parte qualche cosa, cioè, capite bene il senso che sto dicendo. Non sto dicendo che devi vivere necessariamente come uno straccione con 500 euro nel conto in banca. Non sto dicendo questo, d'accordo? Però, che ce fai? San Giovanni Crisostomo, qui ci sono delle citazioni, 2446, scrive: non condividere con i poveri i propri beni è defraudarli e togliere loro la vita. Non sono nostri i beni che possediamo, sono dei poveri. Oh, San Giovanni Crisostomo non è l'ultimo arrivato, eh? Quando doniamo ai poveri continuo le cose indispensabili, non facciamo loro delle elargizioni personali, ma rendiamo loro ciò che è loro. Cioè, c'è un filone, specialmente nella patristica, e filone che la Chiesa sottoscrive, che dice: guarda che una parte dei beni che si danno ai poveri non è elemosina, no, è giustizia. Perché che una persona non abbia lo stretto indispensabile per vivere è un'ingiustizia. E quindi chi ha un largo superfluo che si priva di una piccola parte del superfluo per andare incontro a dare l'indispensabile a chi ne è primo, fa un'opera di misericordia o fa un'opera di giustizia? Anche qui. No comment. Quindi abbiamo visto, insomma, le espressioni. Oltre che coi soldi, però i soldi devono essere oggetto di esame di coscienza. Quando si toccano i soldi, argomento dolente, ma i soldi sono, guardate che i soldi sono veramente lo sterco di Satana, eh?
Io mi permetto da sacerdote e in nome di Cristo, perdonatemi l'espressione un po' forte, fate attenzione ai soldi. Tutte le schifezze di questo mondo si fanno per i soldi, piccole e grandi. Le famiglie si sfasciano per i soldi, i fratelli si scannano per i soldi, tra madre e figlio non ci si parlano per i soldi. Le porcherie che vediamo in giro, in continuazione, guardate al monnezzaio che è diventata la televisione, tutta quella montagna di feccia, di fango che circola. Ma tutto quel monnezzaio di putridume, di nudo e di sesso sbattuto in faccia ad ogni momento. Ma che cos'è quella roba lì? Sono soldi, sono. Quelli sono attori, per fare quelle cose vengono pagati. E fanno quelle cose perché? Perché c'è chi se le vede, anzi, proprio quello oggi è di quello che va in cerca il popolaccio, come si chiamava un tempo. Si abboffano di queste cose. E quindi, siccome quella cosa funzionerà, cioè farà far soldi, la facciamo, che problema c'è? Ti pago, che c'hai gli scrupoli, non ti piacciono le scene di nudo, ecco, va bene. E allora, sei bello che bruciato come attore. Sto facendo un esempio tanto per dire una cosa, no? Non si possono fare queste cose. Padre Pio diceva nella sua severità: sta monnezza qui, anche chi mette un chiodo dentro il set, no? Dove verrà girata una scena di questo genere, se la vede con la divina giustizia. Padre Pio, sapete che c'aveva anche, come si chiamava? Campanini, credo che fosse uno dei suoi figli spirituali, quel noto comico, no? Quello che gli disse una volta, dice: padre, ma come faccio a sperare la salvezza io che ho passato una vita a fare il buffone su un teatro? E Padre Pio gli rispose: figlio mio, qua ognuno fa il buffone nel posto dove si è detto di farlo. Sapete che i santi fanno ridere, insomma, ogni tanto, no? Ora, oltre ai soldi, il catechismo passa a rassegnare l'opera di misericordia spirituale e corporale. Più ne facciamo e meglio è. In ogni caso, per noi la cura, l'attenzione al povero è da sempre stato un distintivo, non possiamo essere insensibili alle situazioni di miseria e di povertà. Non c'è stato santo che non avesse a cuore la condizione dei poveri, alcuni li servivano con le mani, li accudivano personalmente, non solo i grandi ordini ospedalieri, no? E se uno si legge un po' di vita dei santi, troverà questa costante perpetua, l'attenzione e la cura verso i poveri. Non bisogna fare un assoluto, non bisogna fare anche di questo un'ideologia, non bisogna pensare che la Chiesa non c'ha nient'altro da fare che aiutare i poveri. Non è vero questo qui, d'accordo? Perché la Chiesa c'ha come compito quello di annunciare il Vangelo e di curare e di prendersi cura principalmente della gloria di Dio e della salvezza delle anime. Tuttavia, la Chiesa c'ha un'attenzione particolare per i poveri, lavora per loro, esorta i suoi figli a prendersi cura di loro, ad aiutarli molto molto concretamente, molto molto materialmente, sia con i soldi, sia con il tempo, sia con le opere. Questo è un pochino in sintesi quello che la Chiesa insegna. Chiudiamo con un bell'aneddoto, che è quello con cui chiude questa sezione il catechismo, no? Il giorno in cui sua madre la rimproverò di accogliere in casa poveri infermi, Santa Rosa da Lima, senza esitare, le disse: quando serviamo i poveri e i malati, serviamo Gesù. Non dobbiamo lasciare mancare l'aiuto al nostro prossimo, perché nei nostri fratelli serviamo Gesù. Ecco un altro punto fondamentale, che diceva sempre Santa Teresa di Calcutta. Lei diceva: io servo gli ultimi degli ultimi, non semplicemente per ragioni filantropiche. Certo, ogni essere umano è un essere umano, c'è una dignità intrinseca, ma io lo servo perché Gesù ha detto: ogni volta che avete fatto queste cose, uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Lui si identifica: io non servo semplicemente quell'uomo, io servo Gesù in lui, io faccio le piaghe di Gesù, io tolgo la fame a Gesù, io tolgo la sete a Gesù. Sono le grandi motivazioni soprannaturali che fanno di noi quello che siamo.
Servire uomini è cosa che possono e lodevolmente devono fare anche gli altri esseri umani. Le ONU, tutto quello che voglio. Noi lo facciamo anche qui, prima, più, e se mi si perdoni, se fossimo quello che dovremmo essere, meglio anche di loro. Quello per il discorso che abbiamo fatto per l'ecologia. Prima, più e meglio. Perché siamo cristiani, perché il nostro maestro questo ci ha insegnato. Bene, ci aggiorniamo alla prima settimana di settembre. Abbiamo finito il settimo comandamento, ci dirigeremo verso la fine, con il sacramento che ancora ci manca, che dovrebbe essere l'estrema unzione, e gli ultimi tre comandamenti che vedremo nell'ultima puntata. Dio vi benedica, la Madonna vi protegga, alla prossima, e permettetemi anche, per chi potrà farle, buone e soprattutto sante vacanze. A presto.